terzo ospite Davi Media all'Università di Salerno, Luca Tondoni. Innanzitutto benvenuto e bentrovato all'università. Grazie e complimenti perché questo campus è meraviglioso. Lei è uno speaker radiofonico, un critico musicale, tanta esperienza, uno dei volti anche delle voci della radio italiana. Proprio l'avvento della radio italiana possiamo dire che ha rivoluzionato la comunicazione nel nostro paese. Assolutamente sì, lo ha rivoluzionato perché è andato prima a prendere a piene mani dall'estero, quindi un po' scimmiottando evidentemente, perché da qualcuno pur si doveva imparare. Tante volte io sempre dico, non c'erano dei libri del come si fa a fare il disc jockey o come si fa a fare la radio. Chi come me ha cominciato a farla nel 76, quindi un anno dopo l'avvento delle radio private, certamente è logico che abbiamo guardato in Italia maestri come Renzo Arbore, come Boncompagni, come tanti altri che l'hanno fatta e che non sto qui ora a nominare, ma che basta andare indietro con la memoria e si vanno a trovare anche sui libri, giustamente. Però insomma, in qualche modo volevamo vedere di uscire un po' da quella che era, diciamo così, la cornice Rai, perché era un po' un modus di trasmettere, no? Per cui andavamo all'estero, andavamo a cercare di capire intorno a noi che cosa accadeva in radio, virgolette, pirata, come Radio Luxembourg, 1440 kHz in AM, che si ascoltava solo in certi punti del nord Italia in un certo modo e a certe ore. Noi, mi ricordo, ci mettevamo lì con la radiolina per capire questi disc jockey tipo Bob Stewart, storico, come facessero a prendere l'intro dei dischi, per esempio, piuttosto che in America, andandoci proprio, andando, cercando di andare a visitare le tante radio in AM o FM che in America facevano già comunque il bello e il cattivo tempo ed erano assolutamente sedimentate sul territorio, come dicono quelli che sanno parlare bene. Da noi di sedimentato c'era molto poco, anzi niente, c'erano dei manipoli di bravi ragazzi che con un'antenna sul tetto di casa e con un mixerino e due giradischi, qualche volta Lenco, se avevano i soldi, se no anche Geloso andava bene lo stesso, facevano girare i loro dischi e proponevano la loro musica. Ci sono dei film, due in particolare, che mi hanno menzionato poco prima di questa intervista, che è vero, sono fondamentali per capire anche la diversità fra i due mondi, Radio Freccia per l'Italia, quindi se vogliamo anche una realtà che nasce in un piccolo paese, no? Ligabue la racconta benissimo, piuttosto che I Love Radio Rock, che invece è una cosa più internazionale e arriva dall'estero. Ebbene, questi due film fotografano perfettamente com'era, come fosse in questo caso l'humus, no? Sul quale si sviluppavano le radici, sarebbero poi cresciute le radici per quello che oggi è la radio in Italia. Immaginiamo solo, lo dicevo prima a voi mentre ci parlavamo, che fino a poco tempo fa noi guardavamo così, dal basso in alto, le realtà internazionali. Ora non dico che le guardiamo così, ma sicuramente dritte negli occhi. Abbiamo parlato di rivoluzione nella comunicazione, possiamo parlare anche di una sorta di rivoluzione musicale grazie a tutti questi talent che stanno trasmettendo nelle varie televisioni? La rivoluzione grazie ai talent non solo c'è stata, c'è, esiste, ed è una rivoluzione che ha portato oggi gli anni 10 di questo nostro millennio, perché ci sono stati gli zero che ci dimentichiamo sempre, non so se vi capita mai, piccola parentesi, tipo ti accade una cosa, è accaduto nel 95, ah sì, 10 anni fa, no, sono 20 anni fa, perché gli zero ce li dimentichiamo. Però questo, dicevo, secondo decennio del millennio 2000 ci fa dire che in questo momento stiamo vivendo un'epoca pop, e questa epoca pop è stata voluta, lanciata, firmata senza dubbio da talent come Amici, al quale mi sono onorato e mi onoro di partecipare ogni tanto, talent come X Factor, talent come The Voice, sebbene non abbia avuto successo nel nostro paese, e chissà quanti altri, insomma, comunque i talent show hanno segnato il mondo della musica. Ecco, da un punto di vista di un esperto musicale, cosa potrebbe fare un artista, ecco, che esce da un talent, per non sparire nell'oblio, quindi non fare quel suo momento di popolarità e poi ritornare di nuovo al punto di partenza? In cosa dovrebbe caratterizzarsi più che altro? Perdonami, ma la domanda è mal posta, non perché tu la ponga male, ma nel senso che non si deve partire dall'artista, ma di chi gli sta intorno. Il ragazzo che esce da un talent show è un giovane ragazzo di 20 anni, 18, 19, che sa cantare molto bene e ha tante belle speranze. Deve per forza essere consigliato bene, avere intorno un team di persone che credono fortemente in lui e soprattutto musicisti autori che gli scrivono delle belle canzoni, se lui stesso non è un autore, quindi un cantautore.
Questo serve, serve che questi ragazzi, non, se anche escono da vincitore da un talent, non vengano buttati così, all'arrembaggio, scusami, alla, adesso non mi viene la parola, che non vengano buttati così, in un prato sconfinato, senza, che ne so, nudi, no? Senza qualcosa per coprirsi, mi verrebbe da fare questa metafora, nudi in questo prato dove fa molto freddo e dove non c'è nessuno che gli mette sopra una coperta o gli mette delle scarpe. In qualche caso è successo purtroppo, e tanti sono stati i casi, per esempio di Next Big Thing, come direbbero gli inglesi, che si sono rivelati invece assolutamente dei buchi nell'acqua. Lei ha avuto l'onere e l'onore di intervistare molti personaggi famosi nell'ambito musicale. A tal proposito, qual è l'intervista più bella che ha realizzato e soprattutto quella più bella che però non ha realizzato ancora? Questa volta la domanda era perfettamente posta, perché è giusto dire l'onere e l'onore, non sempre l'onore, qualche volta anche l'onere, perché diciamo che insomma lì fuori non è che tutti sono dei gran simpaticoni, no? Quindi diventa un po' così. Però diciamo che fra le interviste più divertenti, più belle che ho fatto, ce n'è una recentissima con Madonna, che ho avuto modo di conoscere e di intervistare e con la quale stare una buona mezz'ora, per cui non a una conferenza stampa ma de viso, one on one, come si dice in gergo, e devo dire che ho scoperto una star per quella che è, non è diventata Madonna per caso. Potrei dire che mi sono molto compiaciuto di poter aver vissuto una mezza giornata con James Taylor, che è secondo me un cantautore molto importante per la musica pop americana e che ha scritto alcune delle canzoni più belle di sempre e che a sua volta mi ha fatto scoprire un personaggio di una profondità notevole. Potrei dirti Leonard Cohen, che a sua volta è un poeta sommo e con il quale quando parli bevi cultura e bevi saggezza ad ogni passo. Potrei dirti David Bowie, che basta solo che ti guardi e potrebbe anche non parlare, e sta proprio life from, cioè è man from Mars in questo caso, proprio è una persona che viene da Marte. Secondo me la decisione che ha preso appunto di togliersi dal mondo di noi mortali e vivere nella sua storia lo conferma. Potrei dirti Bono, e quindi potrei dirti gli U2, che sono dei personaggi eccezionali, non a caso lo sono diventati. Potrei dirti Mick Jagger, che è molto più tranquillo, normale, e quando ci parli abbordabile di quanto possa invece immaginare qualcuno quando pensa al mito. In due parole, più sono grandi e più sono facili. Spesso e volentieri nella mia carriera, dove io sono andato ormai oltre le 3.000 interviste, più sono bassi, spesso e volentieri, e più si sentono grandi e più diventa difficile. Purtroppo capita nel 90% dei casi. Domanda a bruciapelo: domani andiamo in un negozio di CD musicali, quali sono i due album che compriamo, un italiano o uno straniero? Io ti do subito una risposta. Intanto dove? Cioè dov'è che c'è un negozio di CD musicali? Perché io non ne vedo più, nel senso purtroppo stanno completamente scomparendo, ma la mia è chiaramente una provocazione. Dicevi che cosa dovrei comprare, che cosa consiglierei di comprare? Proprio nome e cognome, cioè che cosa comprare? In questo momento ti direi di comprare l'ultimo disco di un tale che si chiama Leon Bridges, che è un soulster americano molto bravo, che secondo me ha fatto quello che è uno dei dischi più belli di questo momento. Potrei dirti Drake, ma io sto andando sull'R&B, che è la mia passione, è quello che io ascolto più frequentemente. Dal punto di vista del pop, i Coldplay sono diventati pop ufficialmente, quindi potrei dirti sono molto curioso di vedere come sarà l'album, ma già il singolo mi dice che potrebbero essere, per quanto mi riguarda, i Maroon 5, ma sembrano i Maroon 5 che fanno i Coldplay, e viceversa. Per quanto riguarda il rock invece, c'è ancora del rock, questo è un altro tema importante, perché purtroppo il rock è morto, non lo sta dicendo nessuno, ma comunque se non è morto sta malissimo proprio. Ci sono un sacco di gruppi indie che non vanno oltre le, diciamo, 5.000 copie, 6.000 copie quando le vendono, quindi con un mercato assolutamente quasi inesistente, e sinceramente oggi non potrei dirti che batti, se ti piace il rock, a riprendere i Led Zeppelin con tutta la loro discografia e non sbagli mai. Ultima domanda, e con questa chiudiamo: qualora dovesse iscriversi oggi all'università, quale sarebbe la facoltà che sceglierebbe? Beh, per quello che è stata la mia vita direi comunicazione, se c'è una facoltà di comunicazione, senz'altro.
mi ha sempre interessato, mi ha sempre incuriosito da un certo punto di vista filosofia, ma credo che comunque starei su comunicazione. Chiudendo, veramente con questa chiudiamo. Un saluto agli amici di Zon e Davi Media, però alla Dondoni, come se fosse un lancio di un'intervista, di un servizio, anche sulla sua presenza qui all'Università di Salerno. Sì, non ti aspettare che io mi trasformi nel disc jockey, perché una delle cose che insegno sempre a tutti è che il disc jockey che parla così fa ridere, insomma, no? Davanti a un microfono bisogna parlare esattamente come si parla nella vita, e quindi questo io faccio. Vi ringrazio per avermi voluto qui, sono impressionato e colpito dalla vostra professionalità, anche se questo gesto non piace molto a qualcuno, no? Cosa molto americana, mi dicono tutte le volte, cioè, la volta che saluto dico ci sentiamo presto, come quelli che dicono ci sentiamo ASAP, no? ASAP, as soon as possible. Ma comunque in ogni caso mi sono colpito veramente da questo campus, che invece è molto anglosassone, sia perché c'è una citazione dei Docks di Londra e di una famosa copertina di Pink Floyd che mi ha lasciato colpito non appena sono entrato, ma sia perché la gestione proprio, avete un rettore giovanissimo, 48 anni mi pare, quindi stiamo parlando veramente di una università, un'eccellenza, una delle tante eccellenze italiane. Mi conforta esserne parte oggi, mi inorgoglisce l'essere stato chiamato ad esserne parte, non farò altro che da domani consigliarla e parlarne bene, perché questo è quello che deve fare chi come me divulga e quindi dice agli altri che cosa sarebbe giusto, o suggerisce agli altri cosa sarebbe giusto fare per migliorare la propria vita. Grazie. Grazie mille.